Allora, oggi rompiamo un po' la tradizione, che cioè tradizione, due lezioni abbiamo fatto, che era quella della programmazione dinamica, per andare avanti con le altre tecniche che avevo accennato all'inizio. Adesso cambierà un po', diciamo, il format della cosa, perlomeno per oggi. Normalmente quello che facevamo era vedere un problema e vedere come risolverlo con una di queste tecniche. Questa volta facciamo un po' il contrario invece. Cioè, vi faccio vedere degli algoritmi, delle tecniche risolutive e poi vediamo che ambito di applicazione hanno, anche se alcune sono abbastanza banali. Allora, primo argomento di oggi è ordinamento e selezione. Allora, cosa intendiamo per ordinamento e cosa intendiamo per selezione? Ordinamento è: abbiamo un insieme di numeri, abbiamo un qualche insieme B di numeri, non so, 8, 7. 1, 4, 5, per dire. E vogliamo ordinarli. Ci sono mille mille algoritmi per farlo. È dimostrato che se l'ordinamento che facciamo si basa solamente sul confronto di coppie di elementi, non si può fare meglio di n log n, come tempo asintotico. Riprendiamo molto velocemente un algoritmo per fare l'ordinamento che è Quicksort. Allora, Quicksort è un classico esempio di algoritmo della tipologia divide et impera. Cosa vuol dire divide et impera? Divide et impera è: abbiamo un problema e vogliamo spaccare questo problema in due a monte, in modo che poi possiamo ricorsivamente risolverlo nello stesso modo. È un po' diverso da come funziona la programmazione dinamica, perché la programmazione dinamica e la ricorsione in quel senso funziona che abbiamo un caso generico, nel caso generale abbiamo un caso generico e vogliamo spaccare il problema, prendere le risposte dei due problemi e unirle per costruire la risposta del problema generale. Qua invece quello che facciamo è un po' il contrario, ovvero abbiamo l'istanza del problema, cerchiamo di spaccarla in sottopezzettini, sistemandoli già in qualche modo, e poi usiamo ricorsivamente la definizione per risolvere questi sottopezzi. Quicksort come funziona? È un algoritmo ricorsivo, divide et impera. Come tutti gli algoritmi ricorsivi, ha un caso base e un caso generale. Il caso base è: se abbiamo un vettore lungo 1, se abbiamo un insieme di elementi che è lungo 1, ovviamente cosa dobbiamo fare per ordinare quell'insieme? Niente, è già ordinato. Ok, cosa invece possiamo dire se abbiamo una lunghezza generale di questo vettore? L'idea di Quicksort è: prendiamo un qualche elemento, classifichiamo tutti gli altri elementi come più piccoli di quell'elemento e più grandi di quell'elemento, e dopodiché questa cosa ci induce un elemento fisso, che chiamiamo pivot, un sottoinsieme di elementi minori, un sottoinsieme di elementi maggiori, e avendo fissato pivot, avendo fissato questi due sottoinsiemi, quello che possiamo fare poi per ordinare è ricorrere sulla parte sinistra e ricorrere sulla parte destra. Ok? In realtà c'è un piccolo problema in quello che ho detto. No, in realtà non dividiamo in minori e maggiori. Questa cosa è sbagliata. Perché? Perché potrebbero esserci elementi uguali. Perché potrebbero esserci due elementi uguali. E quindi, cioè, non classificheremo in nessun modo quell'elemento uguale. Di solito, una qualunque delle due convenzioni si può usare o i minori e i non minori, o i maggiori e i non maggiori, in modo che da una parte sia, che ne so, minore stretto e dall'altra sia maggiore uguale. Ok, facciamo una piccola run, giusto per esempio, abbiamo questo insieme, prendiamo come primo pivot 5, per dire, scelto a caso. Dopodiché quello che faccio è scorgo tutti gli altri elementi, metto a destra quelli più grandi, a sinistra quelli non più grandi, vediamo cosa succede. Quindi 8 più grande lo metto a destra, 7 più grande lo metto a destra, 1 più piccolo lo metto a sinistra, 4 più piccolo lo metto a sinistra, fine. In questo modo ho un elemento fisso che so che si troverà in questa posizione. Qualunque cosa succeda alle altre due parti, si trova in quella posizione, quell'elemento. Dopodiché, se in qualche modo ordino la parte destra e in qualche modo ordino la parte sinistra,
viene fuori il vettore ordinato. Quindi cosa succederà qua? Che so, ricordiamo a destra, abbiamo 7, 8, mettiamo che prendiamo come pivot 7, l'altro elemento era 8, a destra, papam, ricordo di qua c'è un elemento, questo qua era il pivot, questo qua era il pivot, ricordo a sinistra, mettiamo come pivot 4 ad esempio, 4, ci mette un 1 a sinistra, ora tutti quanti i sottoinsiemi sono di cardinalità 1, e quindi il vettore ordinato. Ok. Quant'è la complessità di questo algoritmo? N log n, N log 2. Allora, dobbiamo distinguere due casi. Di solito quando ci chiediamo la complessità di un algoritmo, anche solo temporale, sono tre domande che ci possiamo fare. Qual è il caso peggiore? Qual è il caso medio? E qual è il caso migliore? Di solito il caso migliore non ce ne frega mai, perché se capita quello là, bene, ma è molto raro che capiti proprio per stessa definizione del fatto che sia il caso migliore. Quello che ci interessa di solito sono il caso medio e il caso peggiore. Il caso medio è: abbiamo un'istanza scelta uniformemente a caso fra tutte le possibili istanze di questo problema. Qual è il valore atteso della complessità del tempo su quell'istanza? Questo è cos'è il caso medio. Il caso peggiore è: tra tutte le istanze possibili, qual è la complessità di quella che mi fa avere la complessità più alta? Allora, fare analisi per caso medio di solito è molto molto complicato, però non è difficile vedere che se scegliamo un elemento a caso, come pivot, di solito, circa metà degli elementi andrà a destra e circa metà degli elementi andrà a sinistra. Ok. Quanto ci mettiamo per fare uno di questi livelli di passaggio di metto tutti quanti gli elementi a sinistra e tutti quanti gli elementi a destra? Ci metto tempo lineare tendenzialmente, perché ho questi elementi, devo guardarli tutti tranne uno. Quando poi, quindi abbiamo detto, c'era pivot 5 e c'erano ad esempio 1, 4 e 8, 7, e questo è stato il primo, ci ho messo tempo lineare perché ho dovuto classificare n-1 elementi. Quando poi sceglierò il prossimo pivot, che ne so, per esempio 1 e 7, per dire, cosa devo fare? Beh, a parte il pivot che ho preso precedentemente, devo di nuovo riguardare tutti quanti gli elementi, perché è vero che li sto guardando solamente intra subset, cioè non mi da questa parte non mi interessa gli elementi di qua e viceversa, però comunque devo vederli tutti una volta. Quindi per ogni livello faremo n operazioni tendenzialmente, o grandi di n operazioni. Ok, quante volte scendiamo, quante volte dobbiamo selezionare pivot? Se ogni volta rompiamo a metà ogni sottoinsieme, stiamo de facto facendo un albero binario completo, e l'altezza di un albero binario completo rispetto a n è log n. E quindi in media possiamo dire che ci mette n log n. Però in media, qual è il caso peggiore? Se il caso migliore era, si spaccano più o meno a metà, il caso peggiore è... Oscilliamo 8. Esattamente, i due casi peggiori sono: scegliamo come pivot l'elemento più piccolo, prendiamo l'elemento più grosso. Perché in questo modo quello che succede è che se io scelgo uno come pivot, me li guardo tutti e de facto quello che succede è che li troverò tutti quanti a destra, 7, 8, 4, 5. Ok, ora devo ricorrere solo da questa parte. Il fatto è che ho scelto pivot, però se immaginate queste scelte come appunto un albero, io ho creato solamente un figlio. E quanti figli devo creare prima che ho preso tutti quanti gli elementi? N. Perché? Qua ho preso l'1, qua mettiamo che prendo il 4, quindi 1 fissato, 4 fissato, tutti gli altri di nuovo sono di qua, 8, 7, 5. Poi ancora mettiamo che mi va di sfortuna e prendo il 5, di qua ci avrò per esempio 7, 8, poi di nuovo prendo il 7, e quindi la profondità di quante volte devo fare questa cosa cresce linearmente. Quindi il caso peggiore del quicksort è n quadro. Fun fact, Java ha due algoritmi di ordinamento diversi per gli oggetti e per i tipi base. Per gli oggetti
usa Mersort, per i DP base usa Quicksort, e è difficile, ma esistono dei programmi che creano istanze di vettori da ordinare di DP base, tali che fanno andare nel caso quadratico il Quicksort di Java. E perché non hanno, nel senso, usano un algoritmo che dovrebbe essere nello log n, può benissimo andare in n quadro. Ci sono alcuni linguaggi di programmazione che la loro funzione sort semplicemente non mettono nessuna limitazione a questo fatto, e quindi non è facile per nulla, però si possono fare costruire delle stanze dove c'è altissima probabilità che venga preso un elemento tra i più piccoli o tra i più grandi ogni volta. Che per carità, cioè non serve a prendere veramente proprio il più piccolo, perché anche se prendo ogni volta esattamente il secondo più piccolo, stesso discorso, semplicemente invece di fare n volte la ricorsione la farò n mezzi, che però comunque n mezzi per n è ancora quadratico. Quand'è che è log n? Quand'è che esce quel log n? Quando gli elementi che sto scartando ogni volta sono una qualche frazione costante. Cioè, se gli elementi che sto scartando dipendono da n, sono tipo, cioè se sono, come posso dire, se sono una frazione che dipende da n del denominatore, se io ne sto scartando ogni volta 2 fratto n, per dire, quindi 2, succederà che il numero di ricorsioni dipende da n. Se invece ogni volta scarto una frazione costante, tipo un mezzo, per dire, questa cosa non dipende più da n e uscirà fuori un logaritmo. E infine, quindi quello che vorremmo è scegliere sempre un pivot che fa scartare una frazione costante, che sappiamo per certo che è sempre non troppo vicino alla fine, né troppo vicino all'inizio del vettore, se fosse ordinato, e non è a una funzione di n vicino alla fine o all'inizio, ma è a una frazione costante vicino all'inizio. Si trova sempre, che ne so, a un terzo dalla fine, si trova sempre a 2/5 dall'inizio, non si trova a 2 ennesimi dalla fine, perché 2 ennesimi dalla fine vuol dire che è il secondo, ma il secondo genera un numero lineare di ricorsioni. Ok, e questo qua lo lasciamo un attimo chiuso, perché definisco il secondo problema, detto che facciamo ordinamento e selezione. Cos'è selezione? È un problema simile, tra virgolette. Abbiamo un insieme di numeri, un vettore, e mi chiedo qual è il k-esimo elemento di questo vettore se fossero ordinati gli elementi. Tipo, se mi chiedo qual è il secondo, quindi l'unesimo, qual è il secondo elemento di questo insieme, la risposta è 4. Ok. Beh, c'è un modo molto semplice per risolvere questo problema. Dico, banalmente, ordino. Ordino e guardo qual è l'elemento, esattamente. Ok. Questa cosa, quindi, assumendo di usare un algoritmo che ha veramente, come caso pessimo, n log n, ci mette n log n, perché deve ordinare tutto quanto e poi deve prendere l'elemento. In realtà questo problema della selezione si può risolvere in tempo lineare. Adesso vediamo tra molte virgolette, perché in realtà lo conoscete già, dovete solo pensarci, vediamo un algoritmo che ancora non sarà il caso pessimo buono, non sarà ancora lineare il caso pessimo, però il caso medio diventa lineare. C'è una proprietà del quicksort che magari sfugge a vederlo così. Quando noi selezioniamo un pivot, quando noi selezioniamo un elemento da fissare, c'è una proprietà che avviene dopo che abbiamo risistemato gli elementi, che tutti quelli a destra sono, che è abbastanza banale, che tutti quelli a destra sono più grandi, tutti quelli a sinistra sono non più grandi, per dire, o più piccoli. Assumiamo che sono tutti diversi, ma non cambia tutto quello che facciamo. E sappiamo che l'elemento pivot è nella posizione giusta. Cioè, se questo pivot è andato al terzo posto, non importa come verranno ordinati gli elementi a sinistra, sicuramente questo 5 nel vettore ordinato finale era al terzo posto. Giusto?
Quindi, beh, prima osservazione, se non ci serve il, non so, il 23esimo elemento, scegliamo un pivot e per culo ci capita che il pivot era veramente il 23esimo, abbiamo finito tendenzialmente, perché sapevamo che quello è veramente il 23esimo. In realtà però possiamo riadattare il quicksort per questo problema per fargli fare meno lavoro di quello che serve per fare tutto l'ordinamento. Come? Esattamente. Cioè, il fatto è questo. Allora, ci sono tre casi. O il pivot cade esattamente nell'elemento che ci serviva, o cade nella parte destra, cioè o l'elemento che ci serve cade nella parte destra, o l'elemento che ci serve cade nella parte sinistra. Allora, se è esattamente quello che ci serviva, finito. Risolto, trovato. Se cade nella parte sinistra, beh, cosa ci serve ricorrere sulla parte destra? Quelli sono elementi che sappiamo essere dopo l'elemento che stava cercando, quindi sicuramente non concorrono all'ordinamento. Cioè a determinare in che punto è quell'elemento. Ma stessa cosa possiamo dire se invece cade nella parte destra, perché è vero che non li abbiamo ordinati quella della parte sinistra, però sappiamo che a sinistra di questo pivot ci saranno sempre comunque questo numero di elementi. Quindi se noi stiamo cercando il 23esimo elemento e il pivot è caduto sul 20, è caduto sul 20esimo elemento, sappiamo che quello che stiamo cercando è di qua. Ok? E semplicemente possiamo ricorrere, ok, non cercando più il 23esimo elemento, ma cercando il 23esimo meno indice dove è caduto il pivot sulla parte destra. Perché è vero che non abbiamo ordinato tutti quelli prima, ma ci interessa qualcosa? No, perché tanto qualunque ordine avranno saranno per forza minori e quindi sicuramente concorreranno a far aumentare l'indice dell'elemento che stiamo cercando. Quindi questo qua è esattamente il quicksort, però invece di ricorrere da due parti stiamo ricorrendo da una parte. Bene, come cambia la complessità in questo caso? Intanto cominciamo con la, perché complessità ce ne sono tre, come abbiamo detto prima. Cominciamo con quello più semplice. Qual è il caso peggiore? Il caso peggiore non è uguale al quicksort. Sì, perché? Perché se sto cercando l'ultimo elemento della lista e continuo a prendere sempre più piccoli come pivot, alla fine arrivo ad avere n. Esattamente. Ok. Adesso un po' più difficile. Qual è il caso medio? In media, abbiamo detto prima, che può essere una buona stima di quale sia il caso medio, assumiamo che prendiamo sempre quello in mezzo. Il caso medio può essere n mezzi di n. Perché ogni volta scorro se non scorro. N per log n al quadrato. No, però se vuoi spiegarmi il perché, però no. Allora, l'idea è che, dato che stiamo guardando sulla parte destra, il numero di elementi continua a diminuire sempre di più. Sì. E quindi la funzione di definizione è circa log n. In realtà no. Allora, abbiamo detto. Allora, intanto facciamo finta che il pivot cade sempre in mezzo e va bene, l'abbiamo assunto. Quante circa, per carità, ma quante operazioni farà quando prende il primo pivot per sistemare gli elementi destra e sinistra? Ne farà n. Ok, adesso ricorriamo su metà, ricorriamo sulla metà destra. Assumiamo che sia sempre a destra, non è veramente importante. Ok, siamo sulla metà destra, quindi abbiamo scartato metà degli elementi. Adesso, quanti sono le operazioni che faremo a sto giro? N mezzi. Ora, ricorriamo sulla metà della metà a destra. N quarti. N quarti. Ok, quindi questo è il numero di operazioni che fa.
Bene, raccogliamo N. Riconoscete cos'è questa cosa? Sì. È una serie geometrica. Ok? È una serie geometrica di ragione un mezzo. Questa cosa, sappiamo quanto vale? Vale 2. Sì. Quindi, quante operazioni facciamo? 2. 2n. Che è? 1 grande di n. Quindi, in media, questo algoritmo è lineare. In generale, ed è un po' il potere nascosto delle serie geometriche quando analizziamo algoritmi, se c'è un algoritmo che a ogni suo passo scarta una frazione costante, qua capita che un mezzo, ma non serve veramente che sia un mezzo, perché come sapete benissimo, una qualunque serie geometrica che ha ragione di modulo minore di 1, masticato per quanto i numeri sono sempre positivi per quanto ci riguarda, quindi che ha il modulo tra 0 e 1, strettamente esclusi, farà sempre una qualche costante. Quindi, e visto che noi nell'analisi delle costanti ce ne freghiamo, non importa veramente che sia un mezzo, importa che sia una qualche frazione costante, anche se ne scarto meno di un... mettiamo che ne scarto meno di un mezzo, mettiamo che ne scarto un ventesimo ogni volta, che è poco, però è comunque una frazione costante, semplicemente qua ci esce una costante più alta di 2. Però è comunque una costante, e quindi è comunque lineare questo algoritmo, nel caso medio. Ok, quindi abbiamo un algoritmo, questo qua, che questa trasformazione del quicksort per fare questo lavoro, per fare il lavoro della selezione, senza tanta fantasia, si chiama quickselect, invece di quicksort. Ok, quello che ci piacerebbe è che riusciamo a scegliere questo pivot in un qualche modo, in modo che garantiamo questo, garantiamo il fatto che scartiamo sempre una frazione costante. Ok? Per questo adesso vi spiego un algoritmo che si chiama Median of Medians di Tarjan, che è un algoritmo di approssimazione per trovare la mediana di un insieme. Perché? Allora, prima di tutto, domanda? Nel caso della lista fosse di numeri o poi numeri decimali, non posso farci la media aritmetica e il tempo lineare e poi se usare quel valore? Certo, il fatto è che cioè io ti posso dare un input, tra l'altro molto facilmente, ti posso dare una schiera di zeri, poi ti do una schiera di zeri, un valore enorme e poi un valore che è esattamente la media. E il tuo algoritmo così seleziona quel valore là che è la media, però si becca da una parte due elementi e dall'altra tutti gli zeri. E la media non va bene per questo, cioè non ti garantisce nulla su quanto sono grosse le partizioni. Se ci pensate un attimo, invece, la mediana è proprio la definizione, cioè è l'elemento centrale. Quindi se noi abbiamo un algoritmo che ci approssima qual è la mediana, perché ovviamente calcolare la mediana esatta calcolare la mediana esatta di un insieme non è un problema banalissimo, cioè non credo che riusciate a farlo in tempo lineare se ve lo dicessi così. Non so neanche se si può fare, nel senso. E la cosa che normalmente si fa per trovare la mediana è ordinare e prendere l'elemento centrale. Esiste questo algoritmo che si chiama Median of Medians, mediana delle mediane, che invece trova una mediana approssimata, cioè un elemento abbastanza vicino alla mediana, con dei bound di approssimazione molto ben definiti. Nello specifico, se mettiamo che questo è il vettore, ok, e facciamo che questi sono i percentili, questo è il zerosimo percentile degli elementi del vettore, se fossero ordinati, cioè quanti elementi si trovano a questa percentuale di elementi ordinati, questo è il 100. La mediana ovviamente è l'elemento che si trova al 50° percentile, la definizione di mediana. Il median of medians trova un qualche valore che si trova tra il 30° percentile
E il 70° percentile assicurato. Assicurato che vi trovo un qualche elemento che è qua dentro. Non sapete dove, ma non è veramente importante. Perché la cosa importante è che non importa dove lo trova qua dentro, noi stiamo sempre scartando almeno 3 decimi del vettore. E 3 decimi è una frazione costante. Perché quali sono i casi peggiori? Il primo è che lo trova qua e che l'elemento era più in basso e quindi dobbiamo prendere tutto questo pezzo e abbiamo scartato questo. Oppure lo trova qua, però dobbiamo prendere questo e allora scartiamo solo questo. Però entrambi questi sono dei pezzi di frazione costante di tutto il vettore. E 3 decimi. Quindi ovviamente la costante verrà più grossa di 2. Fate il conto 1 fratto 1 meno 3 decimi se volete capire qual è la costante. A noi non ci interessa, però sappiamo che viene lineare. Ok, come funziona il median of medians? Allora, adesso mi dovete fare un po' di sorgente di randomness perché devo scrivere 25 numeri. Quindi, chi vuole fare la sorgente di randomness? Ok, visto che siete molto... facciamo così. Se siete dei bambini abbastanza grandi da riuscire a organizzare in questo modo, partendo da lui e facendo a spirale così, mi dite un numero alla volta. Vai. 14. 42. 25. 2. 86. 43. 71. 120. 9. Allora, 44. 7. 12. 10. 6. 23. Abbiamo finito le persone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Facciamo altri 10 da ripartire da Emmanuel. 1. Poi? 17. 17, siamo a 2. Spot. 13. E siamo a 3. 99. 4. 95. 5. 63. 6. 26. 7. 18. 8. 28. Ok, manca 1. 25. 25. Non importa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Perfetto. Allora, median of medians funziona in questo modo. Partiziona il vettore iniziale in blocchetti da 5. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, ok. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allora, diciamo che prima vi dico il caso base, è un algoritmo ricorsivo, senza troppa fantasia. Il caso base è che se abbiamo un numero di elementi minore o uguale a 5, ok, se abbiamo un numero di elementi minore o uguale a 5, li ordiniamo e troviamo la mediana. Ok? Questa operazione è costante per il fatto che io abbia detto quel 5. Cioè, se io vi dico, se avete un vettore meno uguale di una qualche costante, ovviamente qualunque operazione fatta là dentro è costante, ma perché vi sto dicendo, guardate che è quella costante. Ok? Quindi, e trovare la mediana tra 5 elementi, cioè li ordini veramente, la trovi, tanto sono con, che ne so, con un insertion sort, saranno... tipo da 30 di operazioni al massimo. Ok, il caso generale invece è: se hai un vettore lungo a piacere, dividilo in blocchetti da 5, dopodiché all'interno di ogni blocchetto da 5 ordina quel blocchetto da 5, e anche questa è un'operazione costante per il fatto che sono blocchetti da 5. Non importa cosa usate per ordinare qua dentro, potete usare insertion sort, potete usare bubble sort, usate quello che volete. Ok, quindi primo step, ordiniamoli. 2, 14, 25,
42, 86, 9, 43, 44, 71, 120, 6, 7, 10, 12, 23, 1, 13, 17, 95, 99, 18, 25, 26, 28, 63. Fatto. Ora dice, di ogni blocchetto da 5, prendine la mediana, che è facile, perché una volta che li ho ordinati, semplicemente prendo l'elemento alla terza posizione. Quindi prendo 25, 44, 10, 17 e 26. E adesso, ultimo passaggio, crea un vettore con quegli elementi e ricorri. Quindi adesso farò un vettore con 25, 44, 10, 17, 26, li ordino, perché sono minore uguale 5, quindi 10, 17, 25, 26, 44, prendiamo l'elemento centrale, 25 è la mediana delle mediane. Questo è il motivo per cui si chiama mediana delle mediane, perché fa la mediana di blocchetti piccoli, prende tutte le mediane e ne fa di nuovo la mediana. Qua ho fatto solo un passo di caso generico, perché erano 25 elementi, però tipo se fossero stati, per dire, 125 elementi, cosa avrei fatto? Avrei diviso in 25 blocchetti da 5, avrei ordinato ogni singolo blocchetto da 5, prendo le mediane di ciascuno, che sono 25, e le uso per poi costruire questo vettore su cui rifaccio questo procedimento. Le divido in blocchetti da 5, ordino i singoli blocchetti, prendo la mediana, cioè prendo tutte le mediane dei blocchetti e le rimetto in un vettore. Quindi ricorsivamente calcolo le mediane delle mediane delle mediane delle mediane, ogni volta decrementando ogni volta, così, in questo modo decremento il vettore di un fattore 5. E alla fine trovo la mediana delle mediane delle mediane delle mediane, dipende da quanti elementi sono partito. E questo elemento che trovo è garantito che sia all'interno tra il trentesimo e il settantesimo percentile. La dimostrazione è oscena, quindi la risparmio, e un'altra domanda che io mi sono posto, perlomeno quando ho imparato questo algoritmo, è: beh, perché con 5? Non possiamo farlo con... cioè, farlo con un numero pari è stupido, perché non è definito bene cosa sia la mediana. Però non possiamo farlo con 3, con 7, 9... A quanto pare, 5 è l'unico numero per cui questo algoritmo è lineare. C'è la dimostrazione di Tarjan, che dimostra che con qualunque numero maggiore o uguale a 7 non è lineare, e con 3 è quasi lineare, è tipo 1 più epsilon, n alla 1 più epsilon, una roba del genere. 5 è l'unico numero con cui è lineare. Questo algoritmo funziona solo se il passo di riduzione ogni volta è 5. Se volete scoprire il perché io, cioè, non è che lo so veramente, ho letto sta roba, però ci sarà una qualche intuizione dietro da questo fatto, siete benvenutissimi ad andare a leggere il paper di Tarjan dove descrive questo algoritmo. Bene, detto ciò, adesso l'applicazione direi che è quasi banale. Cioè, in questo momento ho uno strumento che mi permette di far diventare a caso peggiore n log n uno e n l'altro il quicksort e il quickselect. Perché? Per tutte le cose che abbiamo detto prima. Perché se adesso io scelgo il pivot non a caso, ma facendo il median of medians, la mediana delle mediane, sapendo che quell'elemento deve per forza andare in quel range, io so che ogni volta sto scartando una frazione costante del vettore. Quindi il caso pessimo del quicksort diventa n log n, e l'algoritmo non si chiama più quicksort, ma si chiama introsort, e quickselect posso uguale scegliere il pivot con la mediana delle mediane, e diventa lineare, veramente lineare, perché la selezione, cioè il riarrangiare i termini, è lineare, abbiamo detto. Questo algoritmo
dimostrato da Tarjan con K uguale, cioè con parametro uguale 5 è lineare, ok? Quindi stiamo raddoppiando il numero di operazioni che facciamo ogni volta, ma chi se ne frega, 2 è una costante. Facciamo prima una passata di medians per trovare il pivot, poi lo usiamo come pivot, e essendo che scattiamo ogni volta una frazione costante, la scheda geometrica ci dice che questo algoritmo è lineare. Quindi, se mai doveste implementare un sort, per qualche ragione, se voi mai doveste implementare un sort, se proprio dovete scegliere di fare quicksort, mi raccomando, scegliete un pivot decente, perché sennò potenzialmente può diventare quadratico. Ok. Allora, questo chiude ordinamento e selezione e passiamo al secondo argomento di oggi e ultimo, perché porterà via un'oretta, che sono le code di priorità. Allora, cos'è una coda di priorità intanto? Intanto, cos'è una coda? Una struttura dati in cui si inserisce un elemento da una direzione e gli elementi sono da altre direzioni. Mm-hmm. Sì, diciamo che è una struttura dati ad accesso, solita sigla FIFO, first in first out, il primo che inseriamo è il primo che vogliamo che esca. Intanto, domanda, voi come implementereste una normalissima coda? Proprio domanda di curiosità, qualcuno che mi dice come implementerebbe una coda? Con un array. Come? Circolare. Perfetto, ottimo. Ok, perché una risposta che molto spesso mi viene detta è con una lista, che per carità si può fare, cioè nel senso funziona tutto il tempo costante. Il fatto è che il costo nascosto di usare una lista, di usare una linked list, è molto più alto di quanto uno si immaginerebbe. Cioè, perché uno dice, vabbè, devo fare un'operazione più ogni volta, che è seguire il puntatore per andare a vedere qual è il prossimo elemento, e fine, quindi bene o male faccio 2 volte il numero di operazioni. Questa cosa è vera, però una cosa che... un fattore che incide tantissimo sulla velocità che hanno i programmi quando vanno sul processo, cioè quando li fanno andare su un computer, è quanto questi riescono a, a non fare cache miss, a non dover andare a prendere i dati in RAM ogni volta, ma a riuscire a usare i dati che sono già nella cache. E un vettore è la cosa migliore che si può fare per non fare cache miss, perché è contiguo, quindi quando verrà caricata una porzione tendenzialmente verranno caricati anche gli elementi vicini e sta tutto in cache. Invece una lista, essendo che potenzialmente può andare dall'altra parte della RAM ogni volta, è molto più prone a fare cache miss. Quindi se vedete che se provate a implementare una coda con un vettore circolare o con una lista, vedete che il vettore circolare è tremendamente più veloce. Ok, giusto per completezza, da una parte c'è la coda che è l'oggetto FIFO, dall'altra c'è l'oggetto LIFO, quello che invece vogliamo che l'ultimo elemento inserito sia il primo che esce, che è lo stack. Stessa domanda, come implementereste uno stack? Con un normalissimo vettore, semplicemente tenete, cioè tendenzialmente quello che dovete fare è, quando dovete aggiungere un elemento, è metterlo nell'ultima posizione libera del vettore, quando dovete levarlo, lo levate, semplicemente, proprio le normalissime operazioni che si fanno sui vettori. Ok, un terzo oggetto sono le code di priorità. Cos'è una coda di priorità? È una coda dove gli elementi che inseriamo hanno 2 attributi. Oltre ad avere il loro... in realtà possiamo farlo anche solo con uno. Cioè, invece di... l'ordine in cui escono, invece di essere dettato dall'ordine in cui sono inseriti, dipende dal valore che hanno gli elementi. Per esempio, una min coda di priorità è un oggetto dove si inseriscono elementi e ogni volta, quando invece ne prendo uno, prendo quello che è... e prendo l'elemento... più piccolo che è stato inserito fino a quel momento. Ovviamente poi quando lo prendo viene elevato. Ok. Utilità delle code di priorità. Ce ne sono tantissime.
per esempio un algoritmo che sicuramente avrete visto in qualunque corso di algoritmi che avete fatto in qualunque università, sarà l'algoritmo di Dijkstra per trovare il cammino minimo da un nodo a tutti gli altri nodi di un grafo. Se, come so che viene fatto con gli algoritmi, lo fate in modo banale, l'algoritmo viene n quadro. Se invece di farlo in modo banale usate una coda di priorità per selezionare il prossimo nodo da visitare, quindi tenete un valore di priorità che è la distanza dall'origine e quindi visitate sempre quello più vicino disponibile, l'algoritmo passa da essere n quadro a essere, diciamo, m log n, dove m è il numero di archi. Quella è un'utilità. Per esempio, un altro algoritmo che probabilmente avete visto è il minimum spawning tree con l'algoritmo di Prim Dijkstra, anche lui stesso discorso, o anche con quello di Borufka. Ci sono, ma per dire, utilità anche più pratiche, tra virgolette, anche se queste sono pratiche. Decidere qual è il prossimo processo da far eseguire, lo potete usare per esempio in un sistema operativo per decidere qual è il prossimo processo da eseguire, se i processi hanno delle priorità, per dirne una. Ci sono tantissimi utilizzi. Ok, allora prima definiamo cosa vorremmo che una coda di priorità facesse. Tendenzialmente le operazioni sono, facciamo 4, anche se poi possono essere le stesse 5, ma però iniziamo con 4. Tendenzialmente le operazioni sono 4. Vogliamo poter trovare il minimo, fai il min. Vogliamo poter inserire un elemento. Vogliamo poter rimuovere l'elemento più piccolo. E vogliamo poter fondere due code di priorità. Ci sono tantissime strutture dati per fare code di priorità. Domanda: chi di voi, e non la farò oggi, però chi di voi in un qualche corso, anche per cavoli suoi, ha visto, conosce i binary heap, chiamati anche heap binari, chiamati anche due heap, chiamati anche two heap, chiamati anche due heap? Ben 3 persone, ottimo. Ok, allora, normalmente quello che si fa è il binary heap, perché è il più semplice in assoluto. Non ve lo sto a fare. Però il binary, per quanto semplice, per quanto veloce, per quanto tutto quanto, supporta solo 3 di queste 4 operazioni, non supporta il merge. Non si possono unire due binary heap. Allora, visto anche che volevo fare qualcosa di un pochino interessante, ne vediamo uno invece che supporta tutte e 4 le operazioni e che non è così terribile da implementare, che è il pairing heap. Allora, pairing heap, tra l'altro abbastanza recente per la storia dell'informatica, perché è degli anni 90, sempre di Tarzan, tra l'altro, è un tipo di dati che serve per fare questa operazione. Tendenzialmente la barra che vogliamo ottenere per tutte queste operazioni è riuscire a farle in meno di, in al massimo tempo log n rispetto al numero di elementi che sono dentro, perché sennò ovviamente cosa potreste fare? Potreste tenervi un vettore ogni volta inserita alla fine, e così ci mettete tempo costante, trovare il minimo, ve lo scorrete, ci mettete tempo lineare, levare il minimo, ve lo scorrete, trovate, lo rimuovete, ci mettete sempre tempo lineare, merge, prendete uno e mettete gli elementi nell'altro finché non ne avete finiti, cioè prendete un vettore, lo spostate man mano, mettete gli elementi nell'altro e fate merge in sempre tempo lineare. Però non è bello avere 3 operazioni in tempo lineare e in tempo costante, sarebbe più bello se tipo fossero almeno tutte in tempo logaritmico. Tant'è infatti che il binary heap fa queste 2 in tempo logaritmico, questo ha detto che non la supporta e questo lo fa in tempo costante. Noi adesso vedremo invece il pairing heap, e ve lo vendo molto bene,
che addirittura fa tutte e quattro e ne fa tre in tempo costante e uno in tempo logaritmico. E tendenzialmente è la cosa più efficiente che potete implementare. Allora, come funziona? Intanto, cos'è un heap? Perché tutti questi avete sentito, si chiamano binary heap, Pearl heap, poi c'è Fibonacci heap, binomial heap, Brodal heap, ce ne sono tantissimi. Cos'è un heap? Uno heap è un albero, in cui vale la seguente proprietà. Per ogni padre e figlio di quest'albero, per ogni coppia di nodi attaccati da un arco, per ogni padre e figlio, il valore del padre è minore o uguale del valore del figlio. Un heap è semplicemente questa cosa. È un albero in cui i nodi hanno un valore, per dire, che ne so, questo qua 7, 9, 10, no, che è una pessima idea, diciamo, non so, 14, 12, 17, ok? Questo è un heap, perché è un albero, quindi check, albero, ok, e per ogni padre figlio, quindi questo questo, questo questo, questo questo, questo questo, vale che il valore del padre è minore o uguale al valore del figlio. Semplicemente una definizione. Notate che non possiamo dire nient'altro, perché non ci sono ordinamenti stretti su livelli o cose. Notate che ad esempio questo 12, che è un livello più basso di questo, è un livello più basso di questo 14, quindi uno, di solito le persone tendono a dire vabbè, però possiamo vedere tipo i livelli per decidere questa cosa. In realtà no, in realtà è una proprietà molto blanda, non impone un ordinamento totale sugli elementi, non fa niente, è semplicemente questa proprietà molto semplice. Ok, allora adesso definiamo cos'è un pairing heap, e do una definizione abbastanza funzionale. Un pairing heap è o nulla, cioè o l'albero vuoto, la foresta vuota, chiamata come volete, cioè è il nulla, oppure è un nodo con una serie di pairing heap sotto, attaccati sotto. Quindi un pairing heap può essere o il nulla, oppure un nodo, quindi ci avrà un qualche valore, insomma, con sotto, potenzialmente zero, una serie di altri pairing heap attaccati. Ovviamente, essendo un heap, tutti questi valori dovranno essere maggiori o uguali del valore del nodo padre. Ok. Allora, cominciamo a vedere come si fanno le operazioni, allora, su questo pairing heap. Prima operazione, find min. Me la dovreste dire voi come si fa? Basta guardare la radice. Esattamente. Il find min è banale, si fa in tempo costante, in teta grande di 1. Basta guardare il valore della radice. Fatto. Fine. Ok, vediamo il prossimo. Facciamo il merge. Ovvero, in che situazione sono? Io ho due pairing heap, diamo dei nomi A, B, C, D, ok, e voglio unire, voglio mergiare queste due cose di proprietà in modo che ci siano ancora tutti gli elementi, potenzialmente anche duplicati, ma potenzialmente potrebbero essere già duplicati all'interno di una sola cosa di proprietà. Nessuno ci dice, essendo che c'è il vincolo di minore uguale e non minore stretto, possono esserci elementi uguali e non ci interessa, va bene. Vogliamo unirli in una sola cosa di proprietà. Come facciamo? In realtà è abbastanza semplice. Ci sono quattro casi, di cui, cioè, sono tutti banali in realtà. Allora, abbiamo detto che un pairing heap può essere o vuoto, cioè o non c'è nulla, o c'è un nodo e poi tanti pairing heap sotto. Allora, beh, se A è vuoto, qual è il merge dei due? C. C, esattamente. Primo caso andato. Se C è vuoto, A. Se sono entrambi vuoti? Vuoto. Ok, quindi già tre casi su quattro sono andati. Ora c'è l'ultimo caso. C e A sono dei... C e A hanno almeno un nodo, perché hanno almeno un nodo, poi magari c'hanno dei figli, ma hanno almeno un nodo.
Ora, come facciamo a fare il merge? È molto semplice. Noi abbiamo detto che un pairing heap è un nodo più una serie di figli che sono a loro volta pairing heap, però questi due sono dei pairing heap, quindi cosa faccio? Guardo qual è il più piccolo tra questi due e attacco l'altro come figlio. Quindi nel caso A sia minore, facciamo meno uguale, di C, avrò che il merge è A con tutto B ancora e poi un altro figlio, un altro qualunque figlio che è C, come se fosse un qualunque altro figlio, e qua ci sono per tutti quanti i figli di D, di C che sono D. Questa cosa è ancora un pairing heap? Sì, perché? Per A è minore di C. A è minore di C, tutti quelli di D erano già minore di C, tutti quelli di B erano già minore di A. Questo qua era un pairing heap, quindi fa ancora valere la definizione a lui. Fatto. Specularmente, se C è minore di A, ovviamente avremo che C avrà tutto quanto il suo sottoalbero D e A avrà anche tutto il suo sottoalbero B e vale tutte le stesse cose. Benissimo. Qual è la complessità del merge? Costante. Abbiamo fatto un confronto, abbiamo fatto un attacco. Ok, benissimo. Prossima operazione, vediamo come si fa la insert, cioè ho un elemento, voglio inserirlo nella coda di proprietà. Questa cosa in realtà è molto facile, anche questa. Ok, quindi abbiamo un qualche... abbiamo un pairing heap A e vogliamo inserirci un elemento C. Come facciamo? C'è un trucco che è stupendo, ma funziona ed è bellissimo. Beh, un elemento, un singolo elemento, è un pairing heap. Giusto? Beh, solo lui, non ha cosa, non ha figli. Quindi non dobbiamo neanche controllare che sia un pairing heap. Quindi semplicemente cosa facciamo? Il merge. Per inserire un elemento, semplicemente trattiamo quell'elemento come se fosse un pairing heap e facciamo il merge. Quindi, faccio lo schemino, ma... direi che ormai il gioco è chiaro. Se A è minore uguale di C, verrà fuori che ci sarà A e poi tutto quanto il B e poi ci attacco anche C. Invece se dovessimo avere che C è minore di A, facciamo che abbiamo C e sotto come unico figlio ci attacchiamo A con tutti quanti i suoi figli. Qual è la complessità dell'inserimento? Costante? Cosa abbiamo fatto? Un confronto e, e un merge, che è la costante. Età grande di 1. Finora tutto bellissimo, proprio bellissimo, è tutto costante, è tutto banale, oserei dire. Cosa ci manca? Ci manca la delete min. La delete min è dove partono un po' i dolori. Cioè, la delete min cos'è? Abbiamo un pairing heap e vogliamo rimuovere il minimo, quindi vogliamo rimuovere la radice. In realtà non è meno doloroso di quanto uno si potrebbe aspettare. Allora, come facciamo? Intanto lo devo ridisegnare. Quindi abbiamo un A che avrà dei figli, tipo, che ne so, chiamiamolo B1, B2, B3 e fino a BK. Ok, e poi ognuno ci avrà i propri sottofigli sotto, eventualmente anche vuoto. Ok, delete min abbiamo detto, quindi vogliamo rimuovere A. Benissimo. Ok, dobbiamo fare due cose. Prima cosa, rimuoviamo A. Ok, rimuoviamo A, quindi cosa otteniamo? Otteniamo una lista di K pairing heap. Bene, adesso dobbiamo definire una funzione che chiamiamo merge B, merge pairing heap, chiamiamola MP. Ok? MP è una qualche funzione che prende una lista di pairing heap.
e sputa fuori il nuovo Perindip, cioè ne fa il merge. Perché noi finora prima avevamo visto il merge fra due, ok? Qua invece dobbiamo fare il merge fra tanti. Allora definiamo questa funzione MP. E come la definiamo? Già, sicuro. Pam, pam, pam. Anzi, facciamo qua. Va. Ok. Allora, questo lo possiamo vedere quindi come un vettore, diciamo. Chiamerò, diciamo che questo vettore lo chiamo B. Va bene? Allora, questa qua la possiamo vedere come una funzione ricorsiva. Partiamo da che base? Se abbiamo 0 per il dip da mergiare, sappiamo la soluzione? Sì, è quello vuoto. Se la cardinalità di questo vettore di cose che dobbiamo mergiare è 0, ritorna quello vuoto. Dopodiché, se la cardinalità è 1, sappiamo farlo? È lui. Ok, quindi abbiamo fatto i casi base, il caso generico è molto banale. Il caso generico è chiamo con una M maiuscola la funzione merge che abbiamo già fatto. Ok, nel caso generico facciamo il merge del merge di B1 e B2 e della funzione chiamata ricorsivamente su tutti gli altri. Questa MP merge pairings è semplicemente una funzione di merge che invece di fare il merge fra due lo fa tra K. E come lo fa? È ricorsiva. Se deve farne 0 ritorna quello vuoto, se deve farne 1 ritorna quello, se deve farne più di 2, qua siamo nel caso, cioè no, perdono, non più di 2, almeno 2, qua siamo nel caso che siamo certi che ne abbiamo almeno 2, fa il merge tra, e questo è il merge di coppia, questo è il merge di coppie, fa il merge di coppia tra il merge dei primi 2 e il merge pairs di tutti gli altri. Questo restituirà un unico pairing dip, cioè allora questi sono singoli pairing dip, quindi possiamo fare il merge, sono due, sono singoli, li mergiamo. Quindi questo diventerà un singolo pairing dip, questo qua è la funzione ricorsiva che restituisce un singolo pairing dip, quindi anche questo sarà un singolo pairing dip, questo qua fa il merge, farà ancora due singoli pairing dip, quindi è tutto valido. Vediamo come funziona questa cosa su, per esempio, 5, facciamo sì, B1, B2, non disegno i non disegno i sottoalberi, perché tanto, cioè, ormai ci siamo capiti, nel senso, tutti questi ovviamente hanno dei sottoalberi e quando faccio le operazioni faccio anche sottoalberi, cioè i sottoalberi rimangono attaccati tendenzialmente. Ok, vediamo un po' come funziona. Allora, sono 5, quindi no, facciamo il caso generico. Il caso generico sarà il merge tra il merge di 1 e 2 e qualcos'altro. Ora abbiamo 3, 4, 5. Bene, cosa facciamo? Beh, facciamo il merge perché ne abbiamo 3, quindi siamo ancora in questo caso, facciamo il merge tra il merge di 4 e 5 e ancora chiamata ricorsiva, ora solo su 5. Cioè praticamente ogni volta ne stiamo mergiando 2. Alla fine, infatti mi sono dimenticato il 3, questi erano 3 e 4, nessuno l'ha detto. Ok, ne abbiamo 1, quindi a questo punto questa ricorsione entra in questo caso base e restituisce l'elemento, quindi era il 5. Questa qui da questa, e questa qui da questa. A questo punto
abbiamo la sequenza di merge che dobbiamo fare e sono tutti merge tra coppie e sappiamo farli. Quindi cosa succederà? Che si mergeranno il 3 e il 4, facciamo che uso gli indici per facciamo finta che gli indici stiano il valore, ok? Quindi il primo merge che avverrà sarà questo qua, cioè quello tra 3 e 4, ok? Poi si mergerà questo qua con 5, ok? Quindi abbiamo questo e 5, 5 è più grosso di 3, quindi andrà come figlio di 3, ok? Quindi ora abbiamo tutto questo che è quello, ora facciamo il merge tra 1 e 2, il merge tra 1 e 2 ovviamente sarà così, alla fine facciamo il merge tra questi due, e il merge tra questi due praticamente attacchiamo il 3 all'1 e 2, quindi sarà così, e facciamo questo attaccamento. In questo modo abbiamo fatto il merge tra K pairing Ips. Quello che ci viene fuori è un pairing hip. Quindi, ricapitolando, per levare il minimo, per levare l'elemento minimo, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo levato e poi abbiamo fatto il merge fra tutti quanti i figli. Come l'abbiamo fatto? In questo modo, che è abbastanza banale, cioè nel senso quello che sto facendo è faccio il merge tra il merge dei primi due e poi ricorso su tutto il resto. Ricorrendo su tutto il resto troverò la risposta. E poi faccio il merge tra quei due, tra la prima coppia che avevo isolato e il pairing di tutto il resto. Bene, e qua c'è la domanda: qual è la complessità di sta roba? Lineare. Che aveva detto? Lineare. Sembrerebbe lineare, perché potenzialmente io potevo avere come pairing heap un singolo nodo che era attaccato a tutti gli altri elementi al primo livello e quindi devo fare il merge tra n cose e viene fuori lineare. Sembrerebbe, però Tarjan ha dimostrato che questa cosa ha complessità log n ammortizzata. Allora, intanto, già il fatto che sia log n è sorprendente. Intanto, perché magari qualcuno di voi non lo sa, cosa vuol dire ammortizzato? L'analisi normale, quando noi vogliamo trovare la complessità di un algoritmo, cosa facciamo? Prendiamo un caso, ok? E vediamo quante mosse deve fare su quel caso per risolvere il problema. L'analisi ammortizzata, invece, prendiamo una serie di operazioni, una serie lunga n di n operazioni, ok? Quindi, che ne so, facciamo inserisci, rimuovi, merge, rimuovi, merge, eccetera, eccetera, per dirne una. Tra l'altro potremmo benissimo prima prepararci un heap enorme e poi continuare a fare delete, per essere un pochino più chiari. E l'analisi ammortizzata ci dice di prendere il limite della somma delle complessità di tutte le singole operazioni fratto n. Ok? Quindi praticamente stiamo facendo, per il limite tendente a infinito, la media della complessità. Perché voi, quando usate una probability queue, non è che fate delete bin una volta, ovviamente. In qualunque utilizzo pratico, non è che chiamerete queste funzioni una sola volta, giusto? Le chiamerete tendenzialmente tante volte. Quindi ha senso fare un'analisi ammortizzata. Ammortizzata vuol dire: qual è la complessità media se la chiamo tante volte? Ok? E Tarjan ha dimostrato che chiamare tante volte delete min è vero che una volta potrebbe avere complessità O di n, e l'abbiamo visto, cioè qua ne avevamo 5. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto veramente tutte le operazioni. Ma cos'è che esce alla fine se facciamo una cosa del genere? Cos'è che ci è uscito? Un albero binario completo. Ci è uscito fuori un albero binario completo. Questo cosa vuol dire? Che la prossima volta che faremo una operazione di delete min, ci metteremo tempo costante. E poi ci metteremo ancora tempo costante per una marea di volte,
per quante volte, se ci ragionate un attimo, si vede abbastanza in fretta che alla peggio sarà un tempo costante per lughenne volte. Ok? E quindi è vero che ogni tanto ci possono capitare le operazioni quelle che ci fanno spendere una valle di tempo, ma per forza, nel caso peggiore, tutte le operazioni dopo saranno molto semplici. Quindi facendo la media di tutti questi casi, quindi non solo di una volta che facciamo l'operazione, ma della sequenza delle volte, vediamo che in realtà il tempo medio che ci mette è lughenne. E quindi diciamo che questa operazione ha costo ammortizzato o grande di lughenne. Questi sono i pairing heap. Sono... dimmi. La funzione MP, come l'abbiamo scritta noi, a me dovrebbe, cioè, spontaneo da ridurla un po', perché tipo, si potrebbe, per esempio, eliminare il caso quello centrale, quello quando accade il termine. E anche il return finale, cioè, si potrebbe semplificare. La mia domanda è, in quel caso lì non funzionerebbe più questa cosa della... No, allora, la cosa che fa funzionare l'ammortizzamento è il fatto che il merge è stupido, ma non è così stupido. Perché il merge più stupido di questo è prendi i primi due e li mergi, poi li mergi col terzo, poi col quarto, poi col quinto, poi col sesto, eccetera. Cioè ogni volta c'è il risultato parziale, lo mergi col prossimo. Beh, si potrebbe ancora di più semplificare e dire merge il primo con qualsiasi qualcosa e quindi quello che c'è dopo. Ma e così però non viene? Così non viene l'analisi ammortizzata. Cioè il fatto che questa funzione fatta così, in questo modo, implicitamente quando crei, a partire da una lista, cioè a partire da tantissimi nodi, il merge di questi, non ti viene fuori una roba molto sbilanciata, ma ti viene una roba perfettamente bilanciata. Cioè, perché l'unico motivo per cui questa analisi ammortizzata regge è il fatto che più è brutto l'input che ti viene presentato, più è lineare l'input che ti viene presentato per il merge, più viene bilanciato l'albero risultante del merge. E a te piace quando gli alberi sono bilanciati, perché vuol dire che i prossimi merge sono molto più semplici, perché devi mergiare poca roba. Quindi questa è importantissima. Il fatto che ci siano questi due casi base è per il fatto che se hai un numero dispari e levi questo, ad una certa non sai cosa fare. Devi averci questo per il semplice fatto che hai cose dispari. Se levi questo, devi assumere che questa funzione viene chiamata sempre con almeno due pairing heap, perché sennò se te lo chiamo con zero non sa cosa fare di nuovo. Quindi solo questo, ci sono dei casi base, ma balordi, cioè è semplicemente per il fatto che devi avere i casi base, cioè perché sennò non sai quando fermarti tendenzialmente. Bene, vi avevo detto che in realtà le operazioni che supportano gli heap non sono 4 ma sono 5. La volevo tenere per la prossima volta, in realtà ci abbiamo ancora 20 minuti, quindi ve la faccio vedere oggi, la quinta operazione, che è l'operazione fondamentale per implementare efficientemente una marea di algoritmi che abbiamo detto prima. Prima abbiamo detto che Dijkstra, l'algoritmo di Dijkstra, se l'ho implementato in modo banale, il modo banale qual è? Che avete, per esempio, potete fare una coda, una normale coda dei vertici da visitare, o ogni volta che aggiornate il peso di un certo nodo, semplicemente rivisitate tutti quanti vicini, ci sono tanti modi di farlo banale, e così viene nel quadro, tendenzialmente, viene quadratico. Abbiamo detto, se usiamo una priority queue, quindi invece di usare una coda, mettiamo i vertici in una coda di priorità, mettendo come valore per l'ordinamento la distanza attuale dall'origine, la distanza di quel nodo dall'origine, noi prendiamo sempre quello che attualmente è più vicino, quindi evitiamo di dover rivisitare dei nodi più volte, e quindi viene E log V, dove E è il numero di archi e V è il numero di nodi. In realtà, e questo, se voi usate un binary heap, che di solito come si vede, cioè come,
Ok, come mi sarei immaginato che si vede in università, perché a quanto pare non l'avete visto neanche voi in università, però come mi sarei immaginato che si vede in università, come lo insegniamo noi alle Olimpiadi di informatica, è semplicemente di usare, per esempio in C++, la classe priority queue, che è un binary heap, e fare il push dei nodi con la loro distanza ogni volta, e ogni volta prendere il più piccolo. Questa cosa lo fa e lo fa diventare elog v. In realtà si può fare di meglio, perché questo non è l'algoritmo come l'aveva descritto Dijkstra, cioè non è così che l'ha descritto lui. Questa qua è una semplificazione. In realtà l'algoritmo originale di Dijkstra usa non una qualunque priority queue, ma usa i Fibonacci heap, perché i Fibonacci heap supportano un'altra operazione che supportano anche i pairing heap, che è la decrease key. La decrease key cosa fa? Dato un nodo, decrementa nel valore. Il valore della priorità. Nell'heap, dato un nodo qualunque, cioè fissato un nodo, decrementa di un valore arbitrario la priorità e mantiene il fatto che sia un heap, ovviamente. Perché se lo facciamo, cioè se banalmente lo facciamo, tipo così, che se non ci mettiamo 4, 5, 6, 8, 10, 6, un altro 5 per dire, ok? Se io ti dico, bene, prendi questo nodo, l'operazione di decrease key, prendi questo nodo e decrementalo di 3. Ok? Se faccio così, questo qua diventa 2 e non è più un heap. Non è più un heap perché ora lui è più piccolo di suo padre. Ok. Allora, qual è un modo banale di fare questa cosa? Un modo banale è scambio lui con il padre. Quindi lui è più piccolo di suo padre? Semplicemente scambio i suoi valori. Tanto se li scambio, sicuramente quello che mi arriva è ancora minore, uguale agli elementi che avevo io prima, perché era il mio valore precedente e lui era più piccolo di me. E sicuramente il nuovo valore mio, è per essermi scambiato, è più piccolo di tutti quanti gli altri figli di mio padre. Ok, questa cosa funziona, però potenzialmente lineare. Perché potenzialmente potremmo avere questo come pairing heap. Io vi metto questo qua a meno infinito e questo qua si deve scambiare con tutti quanti e quindi ci mette tempo lineare. Esiste un modo per fare di meglio. Allora, non è difficile in realtà, la parte interessante è un'altra, concettualmente non è difficile. Quindi, ci metto due, faccio le seguenti cose, cioè faccio due cose molto semplicemente. Lo stacco e lo mergo. Sembra tanto un'operazione tanto banale, cioè nel senso non è nulla di che. Quindi attacco, babam, andrà sotto, facciamo finta che adesso lo direziono e quindi succederà questa cosa qua. E ora vi chiedo, qual è la complessità di questa operazione? Costante da 1. È vero che sembra costante? È un problema, perché questa cosa rompe l'analisi di questa. Questa cosa, se la facciamo, rompe questo login. Rompe questo login. Non va bene. Cioè, non ho capito. È una cosa buona il fatto che sia veloce, ma rompe. Esattamente, cioè se la implementi in questo modo funziona. Quindi devo implementare in un modo meno efficiente. Adesso lo vediamo. Perché se lo implementi in questo modo funziona, ci metto grande di 1, uh-huh. Questo diventa teta grande di 1, questo torna a essere lineare. Perché il fatto che questa cosa funzioni è perché in un qualche modo è lui che controlla il gioco. Cioè che quando lui fa il merge,
riesci a bilanciare quell'albero. E quale delle due cambiamo? La di Criso o la di Vito? Però se implementiamo la di Criso in questo modo, rompiamo il giochino all'elite. E non ci piace questa cosa. Allora, cerchiamo di peggiorare leggermente la di Criso per non far rompere la d'elite. Ok? Allora, come facciamo? Facciamo la seguente cosa. Cancelliamo il coso, cancelliamo anche il nodo, aggiungiamo il coso come un nuovo pairing heap di singolo elemento, e dopo che di che facciamo l'MP di tutti quanti i figli di questo e del heap iniziale. Questa cosa è ancora corretta, banalmente. Questa cosa è ancora banalmente corretta. Però si vede subito che abbiamo rotto qualcosa. Cioè, nel senso, stiamo facendo diventare più lenta questa. La domanda è, quanto lo stiamo facendo diventare più lenta? Perché a naso così diremmo ancora lineare, perché potenzialmente questo è un numero lineare, giusto? E quindi potenzialmente. Bene. La complessità di questa operazione per il pairing heap è un problema aperto. Sappiamo solamente che questa operazione qua è un omega grande di logaritmo di n, e che è un o piccolo di log n. Non conosciamo la complessità ancora, è un problema aperto. Sappiamo solo che di certo è almeno log log n, e sappiamo che è strettamente o piccolo, strettamente più piccola di log n. Ci fa così schifo? No. Cioè, nel senso, non è costante, però, cavoli, è comunque uno piccolo di log n. Per quanto non possa essere costante, assumiamo per un istante che sia log log n, vuol dire che sappiamo quanto un miliardo di elementi log log n è 5. Quindi non è costante, si avvicina abbastanza. Quindi questo è il modo in cui implementiamo la decrease key, in modo peggiore di quello ottimale, ma riuscendo a non rompere il gioco alla Dirt Min, perché de facto quello che succede è che avevamo detto è lui che deve gestire il gioco per far funzionare le cose. Il modo in cui abbiamo implementato adesso la Decrease Key, de facto gli stiamo facendo gestire il gioco a lui, perché è MP che ricostruirà tutti questi pairing heap, che farà il merito di questi pairing heap, quindi tendenzialmente verranno bilanciati. Cioè, ma anche l'inset invece non lo sbilancia se io tutte le volte inserisco un elemento più grande della radice, me lo mette sempre all'inizio e posso averci... Puoi avere una linea? Certo, però quando fai la delete, ok, in quel caso, metti che hai veramente costruito una linea, quando fai delete min, cosa stai facendo? Stai cancellando questo, poi fai il merge dei figli, ma ne hai uno. E fine. Cioè, quello che a te sembra il caso peggiore, in realtà è proprio il caso migliore. Cioè, il caso migliore è che io inserisco gli elementi nella coda in ordine. No, dico, se li inserisco tutti al secondo livello, nell'inset, no? Ah, tutti, allora, se li inserisco tutti... tutti... Certo, se li inserisco tutti al secondo livello, e poi faccio la delete, ci metto tempo lineare. Ma quella volta, poi mi costruirà un albero perfettamente bilanciato. E quindi tutte le delete dopo, cioè la cosa dell'analisi ammortizzata che abbiamo detto prima... Cioè, l'analisi ammortizzata qua è proprio perché è vero che insert può rompere i maroni alla bilanciatezza? Assolutamente vero. La delete, tanto più è sbilanciato, tanto più riesce a bilanciarlo. E è banale vedere che alla delete piace che le cose siano bilanciate. Perché sono bilanciate fra poche operazioni ogni volta. E quella invece non si poteva un po' peggiorare, cioè non si poteva fare lo stesso gioco che abbiamo fatto con questo, per dire peggiorarla un po'. Beh, nel senso, probabilmente sì, sarebbe stata un'altra struttura dati. Cioè, nel senso, le code di priorità, ve l'ho detto, ce ne sono tantissime, proprio tantissime. Ognuna ha i propri trade-off. Il trade-off di questi, cioè il trade-off dei pairing heap sono questi. Perché d'altronde,
qual è l'unica operazione leggermente complicata di tutta questa roba? Il di leaf min, non ce ne sono altre. Il find min è banale, è veramente una riga, è il valore della radice. Il merge è banale, sono quattro casi, però di questi quattro casi tre sono idioti, che sono quelli che c'è uno che è vuoto, e il caso dove ci sono entrambi semplicemente devo attaccare uno all'altro, quindi anche quello è banale. L'insert è banale perché chiamare la merge con l'altro elemento come pairing heap stupido, cioè che di singolo elemento. La delete min è l'unica che bisogna fare quella funzione ricorsiva per fare il merge tra tanti. Cioè, avendo tante funzioni sulla stessa struttura, scegliamo la struttura che ci minimizza la complessità massima. Però non ho capito la domanda. Cioè, diciamo, scegliamo la struttura tale che ci minimizzi la complessità dell'operazione più costosa. Allora, dipende molto da cosa devi fare. Questa qua, il pairing heap, non ve l'ho spiegato a caso, perché che teoricamente non sia il più veloce di tutti, perché il più veloce di tutti teoricamente è il Fibonacci heap, che fa tutte queste cose con queste complessità, tranne questa che è o grande di 1 veramente. Il problema è che il Fibonacci heap è terribilmente difficile da spiegare, terribilmente difficile da implementare e ha dei costi costanti enormi. Quali sono i costi costanti? Qua, per esempio, la find min, vabbè, non la find min, facciamo la merge. La merge abbiamo detto che sono quattro casi, che è o grande di 1, però sono 4, giusto? È o grande di 1, però sono 4. I Fibonacci heap, ci sono degli o grandi di 1 che magari sono 3000 operazioni. Quindi è vero che è costante, perché sono sempre quelle, però nella pratica, a meno che non avete degli n tremendamente grossi, in pratica funziona peggio. Il pairing heap, ci sono vari paper che hanno fatto dei benchmark tra tutte quante le varie strutture, sono o il migliore o il secondo migliore come proprio performance. Se la gioca con il binary heap, che è quello banale, però cos'ha di più il pairing? Beh, intanto che ovviamente se n diventa enorme vince il pairing a mani basse, perché tutti quanti sono di 1, mentre il binary c'ha log n, tutti quanti. In più il pairing ha la merge, cosa che il binary non ha. Quindi il binary è più semplice di questo, in un qualche senso, è più semplice. Non di tantissimo. E secondo me invece il pairing è, ed è il motivo per cui l'ho spiegato, per quel minimo effort in più di difficoltà concettuale e quel minimo difficoltà in più di implementazione, vi dà molto di più. E se andate a vedere sugli articoli di Slator, Tarjan, c'è anche una marea, che ha fatto i benchmark usando questi qua per prim, Dijkstra, eccetera, si vede che con n grossi, questo, con n grossi, ma non astronomicamente grossi, cioè parliamo di n tipo 10 milioni, 100 milioni, quindi grafi da 100 milioni di nodi, mettiamo, questi qua sono quelli che funzionano meglio, i pairing, perché ovviamente ci sarà un n abbastanza grosso dove i Fibonacci hanno il sopravvento. Se però quest'n è 10 alla 100, è stupido implementarli, perché è vero che sinteticamente sono meglio, ma non ci arriverete mai ad avere un n così grande. Al contrario, se avete degli n molto piccoli, ve ne frega relativamente poco che questi siano leggermente più lenti dei binary. Ok, e allora tendenzialmente questo conclude la lezione di oggi. Quindi abbiamo fatto sorting, selezione, abbiamo visto come selezionare il pivot ottimale con il median of medians, cioè un pivot abbastanza ottimale. Poi abbiamo fatto quelle di priorità, abbiamo fatto una in realtà di quelle di priorità, che sono i pairing heap, è una delle tante, però se andate su Wikipedia ci sono delle tabelline proprio con tutto quanto. Allora, c'è una domanda? Ma allora, i nodi, allora, vengono pescati, vengono allocati, allora, se dobbiamo implementarlo, li allochiamo nell'heap, nel senso, sopra, beh, comunque, nell'heap è inteso come memoria, o usiamo dei... Puoi decidere quello che vuoi e vedete quello che viene meglio. Io stavo provando di riuscire a implementarli con il vettore
però non ho finito, quindi non posso veramente fare le benchmark, però puoi provare a vedere come, cioè ovviamente il modo più semplice di implementarlo è con facendo malloc per ogni nodo e poi facendo i puntatori e fine. Però cioè come ti risulta più comodo? Ok, se non ci sono altre domande, ci vediamo mercoledì prossimo.